Allora, Merola, partiamo dai secondi finali della partita contro la Juve Stabia. L'hai toccata o no con la mano la palla? No, ma io già da subito ho avuto l'impressione di averlo anticipato e di non aver mai toccato la palla con la mano. Infatti pensavo avesse fischiato il fallo di qualcun altro. Poi ho sentito anche le dichiarazioni del presidente che l'arbitro si è scusato e c'è stato l'errore. Perdoniamo, dai. Guardiamo avanti, guardiamo, ripartendo dalla prestazione contro la Juve Stabia, un Pescara che ha prodotto tante palle gol. Tu sei stato anche sfortunato a torre protagonista in questo senso? Sì, sfortunato no, ho sbagliato due palle gol che di solito le faccio, però si è visto un Pescara che ha cercato di mettere in campo quello che ci ha chiesto il mister in questa settimana di lavoro che abbiamo fatto, anche se il tempo è stato poco, però ho visto un Pescara propositivo e che abbiamo creato tanto. Ecco, a proposito, tu conosci benissimo Zeman, chiaramente è stato il tuo allenatore lo scorso anno, hai conosciuto Colombo per qualche settimana, che cosa sta cambiando? No, sono due allenatori diversi, il mister ora ci sta dando più gioco in avanti invece di palleggio, magari con Colombo c'era più palleggio che di giocare subito tra le linee e andare subito all'attacco. Infatti si è visto anche con la Juve Stabia, nonostante abbiamo fatto poco lavoro, però abbiamo cercato di essere propositivi a quello che ci ha chiesto il mister. Quindi... Quanto sei fiducioso per le prossime partite? No, io sono fiducioso perché la squadra è forte e sono super convinto che se ascoltiamo quello che ci chiede il mister e facciamo quello che ci chiede, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Merola e Pescara, diciamo che è un po' l'oggetto, sei stato l'oggetto del desiderio già dalla scorsa estate. Sei arrivato con prestito, con diritto di riscatto, ma ci stai pensando a fare un futuro, a restare in futuro qui in Biancazzurro? Io già da quando si parlava avevo la percezione che qui stavo bene, che ero, infatti sono stato accolto molto bene. Per il futuro vediamo, però non nego che qui a Pescara sto bene. Ti chiedo l'ultima cosa, sincero, quanti dei tuoi compagni ti hanno chiesto dei gradoni di Zeman prima che arrivasse il mister? Sincero? Sì, sono sincero. Prima che il mister arrivasse un po' mi hanno chiesto anche magari del lavoro della settimana. Io gli ho detto che è pesante, però almeno sappiamo a cosa andiamo incontro. Sicuro. Dimmi un nome di un giocatore un po' più preoccupato. No, tutti, non faccio un nome in particolare. Tutti preoccupati? Sì.